Acer campestre. L'acero campestre è un albero a foglia caduca della famiglia delle Sapindaceae, di piccole dimensioni, a una chioma densa e tondeggiante. Nel comune di Montemurlo vi è un acero classificato come albero monumentale d'Italia e si trova lungo la via di Cicignano, all'ingresso dell'omonimo borgo. Il carattere monumentale è determinato sia dalle notevoli dimensioni, la cui circonferenza, misurata al colletto, arriva quasi a 4 metri, ma anche per la sua forma e portamento, con tre grosse branche che si staccano direttamente dal colletto e si sviluppano in posizione quasi orizzontale verso la strada. L'acero è un albero che può raggiungere al massimo i 18-20 metri di altezza, ha una crescita non molto sostenuta in gioventù ed è poco longevo, 120-150 anni al massimo. La corteccia del tronco è bruno-grigiastra, solcata longitudinalmente e fessurata da piccole placche rettangolari abbastanza persistenti. Le foglie sono opposte, normalmente piccole, di 4-7 cm. Nei polloni possono arrivare a 12 cm. Normalmente hanno 5 lobi ottusi, a volte solo 3 lobi, che possono essere a loro volta leggermente lobati. Le foglie sono di colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare e pubescenti inferiormente. Il picciolo, se staccato, secerne l'attice ed è lungo quanto la lamina. In autunno, con notti fredde, le foglie assumono una decorativa colorazione giallo-oro, anche con sfumature rossastre. Le foglie sono ottime e nutrienti per gli animali. I fiori sono riuniti in fiorescenze, raggruppamento di rami che portano fiori, molto spesso poligami, e compaiono contemporaneamente alle foglie in aprile-maggio. Sono verde-giallastri ed il peduncolo e il calice sono pubescenti. Frequentemente si presentano fiori unisessuali. I frutti sono delle disamare alate, cioè frutto secco con membrana alata, e maturano in settembre-ottobre. Sono opposte, con apertura di circa 180 gradi, e questa struttura orizzontale è il carattere distintivo dell'acero campestre. Il suo areale comprende la maggior parte dell'Europa centrale e meridionale. Ad est raggiunge la Vistola e il Don, al nord la Scozia e l'Irlanda, a ovest si rarefà nella penisola iberica, ma si ritrova nelle zone fresche dell'Africa settentrionale, dell'Anatolia pontica. Raggiunge il Caucaso e i monti dell'Iran. In Italia è presente in tutte le regioni. Diffuso nei boschi mesotermofili, ma non eccessivamente xerici, soprattutto nei querceti a foglia caduca, dal lauretum freddo al castanetum freddo, al limite del fagetum. Perciò è specie molto plastica, si può trovare dalla costa fino a circa 1000 metri sopra il livello del mare. Si trova spesso in siepi e partecipa al mantello dei boschi, anche perché, diffuso dall'uomo, un tempo veniva usato come tutore vivo della vite. La pianta è molto mellifera e le foglie proteiche sono un ottimo foraggio. Il legno, omogeneo di colore chiaro rosato, è soggetto a deformarsi, perciò non viene normalmente utilizzato per mobili. È comunque un buon combustibile.